Bentornati ragazzi, bentornati a una delle tipologie di video le più attese su questo canale praticamente. Si tratta chiaramente della tier list, delle tier list che noi andiamo a fare sempre praticamente quando ci sono gli slam. Penso che praticamente tutti oramai sappiate di cosa stiamo parlando, ma nel caso in cui non lo sapeste ve lo dico subito. Allora, come vedete qua c'è la tabella, ci sono 6 categorie di diversi colori e sono campione, top 8, fa il suo, può sorprendere, delusione, gita a New York. E poi qui sotto, ora non le vedete perché sono nascoste, ci sono delle figurine, ci sono dei quadratini con le foto di dei giocatori. Questi sono i primi 32 del seed. Poi oltre a questi ci ho messo anche chiaramente degli italiani, noi siamo patriottici, quindi andremo anche un pochino a valutare tabelloni di questi. Quello che andrò a fare sarà molto semplice. Io praticamente andrò a posizionare ogni singolo giocatore in queste varie categorie a seconda di come andrà questo US Open, secondo me ovviamente. Poi vabbè, per voi può anche cambiare. Cominciamo subito con il buon Félix Auger-Aliassime. Auger-Aliassime che io vado a mettere in può sorprendere, perché secondo me è in una parte di tabellone abbastanza interessante. Primo turno con Mensik, che di certo è alla portata. Su cemento lui può fare bene, quindi può sorprendere. Nessuno si aspetta particolarmente tanto da lui. Secondo me però può fare abbastanza bene. Potrebbe fare abbastanza bene, ma poi non lo farà, visto che ha un secondo turno abbastanza complicato, il nostro Matteo Berrettini, che io vado a mettere in fa il suo, molto semplicemente perché il secondo turno con Taylor Fritz, il potenziale secondo turno con Taylor Fritz, non è assolutamente positivo. Proseguiamo poi con Sasha Bublik, che io vado a mettere in delusione. È praticamente da 3-4 mesi che Bublik non gioca bene, non ha giocato bene neanche su erba, dove tutti quanti noi ci aspettavamo un Bublik diverso. Poi è tornato sul cemento e anche lì niente. E tutto questo mi lascia pensare che non farà bene neanche questa volta, neanche al meglio dei 5-7. Sarà una delusione secondo me, e non in gita a New York, Francisco Cerundolo, perché io da Cerundolo mi aspetto sempre un qualcosina in più su tutte le superfici. È un argentino, sì, è un terraiolo, sì, ma è un giocatore che sa giocare un po' ovunque. Però non lo so, il momento non è dei migliori, io mi aspetto una delusione. Boh, delusione nemmeno per Sebastian Baez, lui va proprio in gita a New York a prescindere. Lui si va a fare un giro turistico, poi si va a fare una partitella di tennis ed è finita lì. Bene, e qui entriamo un attimino nelle zone calde di questa tier list. Partiamo subito con il botto, partiamo con Djokovic. Questo pronostico inevitabilmente mi metterà contro tutti quanti i fan di Djokovic, mi dispiace, ma l'oro olimpico, seppur incredibile e leggendario, quello che volete, non è stato sufficiente a rimuovere dalla mia testa la prima parte di anno, che è stata davvero non all'altezza di quello che potrebbe fare Djokovic. E siccome non è da una parte di tabellone particolarmente semplice, visto che in quarto turno potrebbe ritrovarsi secondo me o Shelton o Tiafoe, potrebbe uscire con uno di questi due, e quindi io non lo so, lo vado a mettere in delusione, ma non sarebbe delusione, sarebbe un mix tra fa il suo, delusione, un po' sorprendente, è un po' un mix. Per queste categorie qua io lo vado a mettere in delusione, non mi uccidete per favore. Poi passiamo a Matteino Arnaldi. Io pure da lui mi aspetto sempre tanto, perché può fare tanto, e per il momento nel quale è però lo vado a mettere in delusione, anche lui delusione. Ha un primo turno sulla carta abbastanza semplice contro l'americano Svaida, però già il secondo con Safiullin, che è un giocatore davvero davvero pericoloso, mi puzza un pochino. Non mi puzza assolutamente Flavio Coboli, che io vado a mettere in po' sorprendere, perché è in un momento davvero magico il romano, e secondo me con il tabellone che ha, nonostante sia dalla parte di Medvedev, può dire la sua. Arriviamo poi a Jack Draper, che io vado a mettere in fa il suo. Ha un primo turno non semplice con Zhang, però è dalla parte di Alcaraz, che su cemento e da queste parti è davvero pericoloso, diciamo così. Quindi secondo me vincerà le sue due partite, però poi ecco. Io vado a mettere un po' sorprendere anche Grigor Dimitrov, perché è sì testa di serie numero 9, quindi abbastanza alto, però nessuno si aspetta mai tantissimo da lui. Dico che la gente fa male. Secondo me Dimitrov lo metto un po' a sorprendere, non mi voglio sbilanciare nemmeno io, però lo metto qua. Va a fare il suo anche Hugo Humbert, e va a fare il suo anche Nico Jarry. Fa il suo anche Sebi Korda, è dalla stessa parte di tabellone di Alcaraz. Io mi aspetto che si incontrino in quarto turno, ma poi come abbiamo visto praticamente tutti i precedenti tra i due, ci sarà un dominio da parte dello spagnolo, specialmente sulla diagonale del dritto, che è quella più debole per Korda. E ora che abbiamo detto un po' di pronostici riguardo la parte un po' più bassa di questa tier list, passiamo a quella alta. Cominciamo con Taylor Fritz, che per me va
arriverà in top 8. Per me sarà uno dei giocatori che andrà a giocarsi i quarti di finale, e mi aspetto che questo possa essere finalmente l'anno in cui Fritz esplode agli US Open, visto che negli ultimi ha fatto un po' fatica. Quindi io da lui mi aspetto grandi cose quest'anno, come mi aspetto cose interessanti da Lorenzo Musetti, che io vado a mettere in po' sorprendere. Non lo vado a mettere in top 8 campione, non lo vado a mettere in quelle troppo alte, perché è pur sempre dalla parte di Zverev. Lo vado a mettere in po' sorprendere. Il momento è assolutamente positivo, come lo è il primo turno con Opelka, che certo ha un servizione, però non è più quello di una volta, anche perché è al ritorno dall'infortunio. Karen Khachanov fa il suo, anche Tommy Paulin fa il suo, essendo che è dalla parte di Sinner, e io mi aspetto che passi quest'ultimo, meglio me lo auguro. Delusione per Holger Rune. Delusione per Holger Rune, che ha cambiato di recente nuovamente l'allenatore, quindi la guida tecnica praticamente. E ragazzi, il primo turno anche contro Nakashima al meglio di 5-7 non è da sottovalutare, secondo me. Può sorprendere anche per Ben Shelton. L'americano l'anno scorso ha fatto una campagna impressionante qui a New York, ha fatto un anno incredibile nel 2023, però quest'anno non penso possa ripetersi. Non lo farà, anche perché secondo me passerà e andrà in quarti di finale un suo grande amico, ossia Francis Tiafoe, che io vado subito a posizionare in top 8. È chiaro che in questi pronostici uno si deve anche sbilanciare un pochino, e secondo me può battere Djokovic. Fate di me quello che volete nei commenti, linciatemi, avete ragione, però servono anche un po' di pronostici frizzantini, e secondo me un po' di frizzantino può arrivare da questo americano qua, che se non arriva un po' di frizzantino da lui, da chi può arrivare? Passiamo poi a Rude, che per me va in delusione. È in un momento non particolarmente positivo, cominciato con le Olimpiadi, dalle quali io mi aspettavo un po' di più. E su cemento, la musica non è cambiata, e secondo me non cambierà nemmeno a Flushing Meadows. Sarà una musica abbastanza interessante anche per Mattia Bellucci, secondo me, che però io vado a mettere in file suo, non li posso prendere, file suo. Non mi vado a sbilanciare più di tanto, anche perché questo è il suo primo US Open, il suo primo main draw, quindi non ha senso rischiare una categoria un po' più alta. Sinceramente io mi rischio una categoria un po' più alta invece per Luciano Dardelli, che sì, è su cemento, non è certo la sua superficie preferita, però ha un primo turno interessante con Baez, che per me può vincere in scioltezza. Quindi io gli voglio dare fiducia, serve un po' di patriottismo alla fine. Patriottismo che c'è, il giusto, per Fabio Fognini, che va in file suo, come va in file suo anche Alejandro Tabilo. Arriva poi Alex De Minora, che per me va in può sorprendere. Al rientro dall'infortunio all'anca, che l'ha costretto a saltare praticamente tutta la parte su cemento. Voliamo bassi e lasciamo che l'australiano cucini. Secondo me, ragazzi, cucinerà a fuoco lentissimo, ma cucinerà Ubi Hurkacz, e lo vado a mettere in top 8. Con il suo servizione, secondo me, sui campi velocissimi di Flushing Meadows può fare benissimo. E un quarto di finale lo può sempre strappare, faticando sempre nei primi turni contro chiunque, però secondo me può arrivarci benissimo anche Daniil Medvedev, che però è dalla parte di Sinner, secondo me però contro di lui perderà. E andiamo a parlare proprio del nostro Jannik. Io vado a mettere in top 8, non lo vado a mettere in campione, non questa volta, sorpresi tutti quanti gli hater di Sinner che guarderanno sto video. La sua forma negli ultimi tempi, a prescindere dalle vicissitudini di doping e non doping, è stata altalenante. In questo momento io non me la sento al 100% di affidarmi all'altoatesino, che se vincerà poi sarò contentissimo, però diciamo che razionalmente parlando è giusto metterlo in top 8. Gita New York sicuramente per Mariano Navone, gita anche per Luca Nardi, anche lui è rientro da un infortunio. Primo turno con Bautista, mi aspetto che quello con più esperienza vada a vincere. Passiamo ad Andrei Rublev, anche lui in delusione. Un primo turno secondo me complicatissimo con Seibot Vilch, che è un po' il boia dei russi negli slam, come è successo anche con Medvedev a Roland Garros dell'anno scorso. Mi aspetto una situazione simile. Andiamo poi con Tsitsipas, che fa compagnia a Rublev ed è l'ultimo in questa categoria. Cambio d'allenatore, troppe insicurezze, primo turno con Kokkinakis, che nelle partite al meglio dei 5-7 è sempre un leone, non molla mai, difficilissimo. Gita New York anche per il nostro Lorenzo Sonego, non è offensivo chiaramente, però con la finale di questa sera a Winston-Salem io non mi aspetto che riuscirà ad arrivare al torneo di Flushing Meadows con tantissime energie. Dopo di lui abbiamo il buon Sasha Zverev, che io vado a posizionare top 8, secondo me può fare finale. In campione vado a metterci Carlos Alcaraz, che secondo me trionferà per la terza volta negli slam quest'anno. L'abbiamo visto davvero male a Cincinnati, questo però non significa che ripeterà quelle prestazioni anche in due settimane a Flushing Meadows. Secondo me troverà la quadra, e per me negli slam in questo momento è un pelo superiore a Sinner. E se superi lui, secondo me superi l'ostacolo maggiore, e quindi per me va in campione. Poi abbiamo il fresco vincitore di Montreal, Alexei Popirin, che per me va in file suo.
l'ultimo è una sorpresa perché ne manca uno nella top 8, sarà l'ultimo che parteciperà ai quarti di finale, secondo me, o meglio io me lo auguro, perché è un giocatore che davvero mi piace tantissimo, è sempre stato davvero molto sfortunato in quanto a infortuni, ma io gli voglio dare fiducia, e lui è Iri Lechka, che va in top 8. Non dico altro, poso il mouse qui e la tier list è questa qua, ragazzi. Niente, ragazzi, questa era la tier list, spero che vi sia piaciuta, mi raccomando scrivetemi qua sotto nei commenti, come vi ho detto anche prima, se cambiereste qualcosa. Cominciamo un po' una discussione, ditemi come mai vi piace questa tier list, come mai vi piace, e niente, noi ci vediamo al prossimo video, che sarà sicuramente a tema US Open, durante il torneo iniziato, quindi noi ci vediamo lì e nulla, ciao.